Ciao a tutti e benvenuti all'Isola di Carta. Oggi siamo con il numero 8 di Martin Mystère, in realtà la ristampa del numero 15 e 16 della serie originale, la prima intitolata questa qua, La spada di Re Artù, mentre la seconda è Il mistero di Stonehenge. La cosa curiosa è che la IFA ha ristampato perfettamente anche un errore che era stato riprodotto nel numero 16 originale, cioè lo vedete qua l'errore, e cioè c'è un braccio intero di Orlof, mentre noi sappiamo che Orlof aveva perduto questo braccio e quindi era stato sostituito con un braccio artificiale con la Murciatna. Ma la ristampa IFA l'ha fatto perfettamente uguale con l'errore. Se vogliamo trovare invece una copia dell'albo senza errore, dobbiamo andare a Tutto Mystère, con il numero Tutto Mystère numero 16. Allora, di cosa ci parla questa storia? L'albo inizia con la visione della lancia denominata Highleg Lance, che si pensa sia quella che trafisse Nostro Signore. Durante la Seconda Guerra Mondiale Hitler si impossessa di questa lancia perché garantiva un grandissimo potere a chi ce l'aveva, cioè il controllo della mente a chi la impugnava, e questa spada, che era a Vienna, Hitler la fa portare in Germania quando appunto annetterà l'Austria. La metterà a protezione di due figure di cui lui appunto si fidava tantissimo. Eccole qua, questi due personaggi: uno si chiama Heinz Schmesser e l'altro Conrad Freis. Questi due personaggi però che fanno? Hanno sostituito l'originale spada con una copia, e Hitler, secondo Castelli, perse la guerra proprio per questo motivo, cioè aveva perduto la Highleg Lance e quindi tutto il suo potere che ne derivava, e quindi perse anche la guerra. Questa è un'interpretazione originale che ne dà Castelli. Tornando ai giorni nostri, Orlof viene a conoscenza di tutta questa storia grazie ai diari di Freis, che sono stati venduti ad una libreria. E quindi da questo diario Orlof scopre praticamente la collocazione di questa spada, che appunto sarà in Svizzera. Anche Mystère, Martin Mystère, è sulle tracce appunto di questa lancia, ed è incaricato proprio di trovare questa spada e di distruggerla a causa del suo esagerato potere, di quello che potevano farne chi se ne impossessava. Quindi, andando avanti, noi scopriremo che in realtà questa spada è la spada di Re Artù, cioè Excalibur. E Martin Mystère quindi andrà a Ginevra, andrà a recuperare in una cassetta di sicurezza questa spada Excalibur, appunto, leggendo il diario di un amico, scoprirà anche come togliere il potere a questa spada, il potere di Excalibur, scusatemi, che è quello di manipolare la mente delle persone. Quindi subito dopo Martin Mystère si sposterà in Italia, a Modena e a Otranto. Questa è una parte che mi è piaciuta veramente tantissimo, faccio vedere, dove appunto insieme alla figlia, appunto di Freis, eccola qua, lui appunto va in Italia, dicevo, a Modena e a Otranto, alla ricerca di tre croci, perché queste tre croci permetteranno di svelare a Martin Mystère il mistero dell'ubicazione, eccole qua, guardate qua, il mistero dell'ubicazione appunto della lancia, e lui scoprirà che questa ubicazione sarà a Stonehenge. Quindi Martin Mystère andrà a Stonehenge, ma si troverà di mezzo ancora una volta Orlof. Orlof. Ma nel momento in cui appunto mette la spada a Stonehenge, si troverà in una dimensione parallela, in cui addirittura comparirà pure Mago Merlino. Faccio vedere se lo trovo. Eccolo qua. Il mio nome è Meridin. Guardate quanto è bello questo disegno. Quindi, dicevo, si troverà Mago Merlino, che dirà che praticamente che quest'arma fu forgiata per liberare l'umanità dagli alieni che appunto erano il nemico principale,
della Terra e che provenivano da Mu. Quindi alla fine c'è tutto un insieme di particolari, di dettagli molto curiosi, molto interessanti, ma vi dico soltanto il finale, che Orlov rimarrà prigioniero nella dimensione di Merlino, però non sapremo mai, sarà un finale aperto, perché non sapremo mai se sarà una cosa definitiva oppure provvisoria. A me è piaciuta moltissimo questa storia, per certi versi il fatto che lui è andato a Modena e a Otranto mi ha ricordato I Misteri Italiani, una serie di Martin Misteri, molti numeri Martin Misteri ambientati appunto in Italia, e forse presagivano questo. E come interessanti sono stati gli approfondimenti finali di Castelli, uno dedicato a Sergei Orlov, eccolo qua. Un altro appunto è dedicato a Hilda Schmesser, la figlia appunto di uno dei due nazisti a cui Hitler affidò l'incarico della spada. E poi è bellissimo anche la parte finale, dice: notizie poco note della tavola rotonda. Ecco, sono sempre gli approfondimenti molto molto interessanti. E quindi qui, se amate queste storie di Mago Merlino, degli antichi megaliti come Stonehenge, oppure dei cavalieri della tavola rotonda, Perceval, insomma l'epica, tanto per dire, acquistate questa bellissima ristampa. I disegni, come ho detto tantissime volte, sono di Giancarlo Alessandrini, io l'avrei fatti fare per esempio a Bignotti, che io preferisco di gran lunga. E quindi, come vi dicevo, io, come sapete, pur essendo un grandissimo illustratore, io non amo molto questo tratto molto stilizzato di Alessandrini, però tant'è, questo è quello che scelse Castelli e noi rispettiamo la sua scelta. Vi faccio vedere intanto le copertine originali in bianco e nero. Questa è una, quella del numero 5, appunto intitolata La spada di Re Artù, bellissima, ma dovete vederla a colori, ecco, a colori in pratica è questa qua. E poi c'è l'altra copertina, che è quest'altra, quella del numero 16, eccola qua, che è intitolata Il mistero di Stonehenge, guardatela, e ve la faccio vedere anche un po' a colori. Bene, quindi io vi ringrazio di avermi ascoltato, vi saluto dall'Isola di Carta, ciao a tutti e ciao da Massimo.